E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con un nuovo set molto particolare. Oggi infatti con questo set, di cui adesso andrò a mostrarvi le caratteristiche, andremo a provare a one-shottare con la Sturm. Ma adesso andiamo subito a vedere come funziona il tutto. Allora, innanzitutto dobbiamo avere equipaggiati Sturm e Drang. Perché? Perché grazie al perk dello Sturm, facendo l'uccisione con la Dranga, abbiamo un colpo sovraccaricato che di base fa, se non sbaglio, 151, se non sbaglio, ovviamente in testa. Questa caratteristica andremo inoltre a sommarla alla fonte amplificativa dello stregone per cercare appunto di shottare in testa con la Sturm. Ho cercato tra tutti i pezzi di armatura esotici e non ce n'è nessuno che aumenta l'efficienza della fonte oppure semplicemente il danno, quindi andremo ad accompagnarla semplicemente all'alchimia sanguigna, che diciamo è il pezzo di armatura un po' più utile perché ci aumenta i sensi quando siamo nella fonte. Essenzialmente è un po' più comodo, quindi non ci aiuta particolarmente sul fatto del danno della Sturm, però può essere sempre comodo. Premetto subito, visto che l'altra volta mi avete quasi linciato, che non so se qualcuno ha già fatto questo video all'interno di YouTube, quindi ecco. Detto questo, andiamo subito a vedere in partita se riusciamo a one-shottare in testa con lo Sturm. Ovviamente ragazzi, non ve l'ho detto, ma ho messo tutte le modifiche in modo tale da avere l'abilità di classe ricaricata più velocemente. E adesso innanzitutto dobbiamo fare la kill con la Drang, così da caricare lo Sturm. Qui stanno 8000 granate e ce n'ho anche uno dietro. Ok, caricato. Vediamo da dove sono adesso, perché il problema è che è uno il colpo caricato, quindi bisogna stare attento a come usarlo. Oh, oh, oh ragazzi, cioè shotta davvero, io non pensavo funzionasse. Ok, devasta questa combo raga. Avete visto, fa 204 in testa, cioè come fosse un piccolo cecchino. Non mi aspettavo sinceramente che shottasse davvero. Adesso vediamo, è bellissima sta cosa. Poi ovviamente la kill deve essere una kill e non un assist. Ok, eccola. La cosa bella è che la kill non deve essere precisa, basta che sia una kill con la Drang. Quindi non dobbiamo avere, alla fine non abbiamo troppi limiti per riuscire a fare sta cosa. No, ho sbagliato. Beh, comunque con la pozza amplificativa bisciottiamo con la Drang, con lo Sturm, quindi non è per niente male. Poi c'è questo che gioca con il telesto e bisognerebbe sparargli tutti i colpi caricati in fronte. Perché il problema è che comunque un'arma la supporta la Drang, quindi bisogna essere abbastanza vicini per riuscire a fare la kill. È vero che questa è la mappa perfetta in realtà per fare una kill con la Drang, perché è un buco di mappa. Il problema è che quando trovi il tipo col telesto che deve fare il tumorato e si mette dietro agli angolini, porca miseria. Ok, kill con la Drang fatta. Oh, faccio la kill con la Drang e non trovo più nessuno. Eccolo, no. Il problema è che non voglio sprecarlo il colpo caricato, quindi magari... Ecco, appunto. Non è semplicissimo fare sta cosa comunque, perché appunto, come già detto, la Drang è un'arma a supporto che solo dalle cortissime distanze riesce a killare, perché non ha una gittata per niente alta. Vabbè. La Drang, diciamo, non ha una gittata, quindi servirebbe un prodigio sulla gittata oppure... anche semplicemente una modifica, qualcosa che gli aumenti la gittata. Vediamo se dopo riesco a trovarla. Ok. Esci, ti prego. No. Yes! Fatto. Sturm contro cecchino. Trade. Che triste. Ok, bisogna un attimo prenderci la mano. Probabilmente la prossima partita riuscirò a fare qualcosa di meglio, eh. Ok, va bene, per questa partita penso che siamo riusciti a fare solo queste due. Vediamo se la prossima riesco a aver preso un attimino più la mano con la Drang, perché alla fine è quello il problema. Ok, mappa un po' larghetta per la povera Drang. Vediamo se riusciamo a fare comunque qualcosa. Ok, fatto. No, che cavolo. Io ho messo il prodigio, ma sul caricatore mi è andato. Ma che sfiga. Ok. Questo fatto. Cacchio. No, ero fuori dalla pozza. Che cretino, l'ho preso pure in testa. L'alchimia sanguigna aiuta abbastanza, anche se non sembra.
Perché dandoci il facendoci vedere i nemici dietro il muro, quindi contrassegnandoceli con il l'affarino là, è abbastanza comodo, dicevo, perché così almeno abbiamo possiamo andare un attimino di pre-fire con la Storm. Ok, questo fatto, non ho la pozza. Carica la pozza, carica la pozza. No, ma sono sempre fuori dalla pozza, minchia, sono proprio scemo. Ok, niente. Vado fuori dalla pozza, questo che mi sbaglio, porca miseria. Altrimenti l'avrei fatto questo. Comunque si vede che il danno è aumentato, ma non tanto, perché quando esci dalla pozza il buff, diciamo, va diminuendo. Eccolo. Dai, esci. Sì, eccolo, ragazzi, preso. Vabbè, ci va a lanciare raggi, però ho preso. Ci sto prendendo un attimino più la mano. Inizio a fare anche gli headshot con la drag, che prima non ci pensavo minimamente a farli. Ok, penso che possiamo fare l'ultima partita, perché questa mappa era abbastanza lunghetta. E poi concludiamo il video. Ok, vediamo di riuscire a fare qualche kill in quest'ultima partita. E intanto vi dico, ragazzi, che il set probabilmente sarebbe diciamo, darebbe il suo meglio con il prodigio dello Storm, che gli aumenta veramente di parecchio la gittata. E quindi diventa davvero un mini cecchino alla fine. Io in realtà il prodigio ce l'ho, solamente che devo ancora completarlo. Quindi magari potremmo anche fare un video, diciamo, la versione aggiornata di questo set. Poi vedremo. Ok, questo fatto. Oh, oh, bello, bello fatto. Ci ha fatto col telesto, però l'abbiamo fatto subito. Penso sarà un attimino più facile qui in standard, perché gli spazi non sono troppo lunghi alla fine. Ok, e il problema è che mi manca la pozza adesso. Sto facendo un botto di kill con la drang, che vuol dire che penso mi carichi un sacco di colpi caricati. Quindi anche se li fediamo dovremmo riuscire a farli, ok. Sul perk c'è scritto che teoricamente possiamo caricare un massimo di 20 colpi. La vedo un po' difficile in realtà, perché il caricatore dello Storm è di 15-16 colpi. Quindi non lo so. Forse ci aumenta proprio il caricatore. Io sto facendo il devasto con lo Storm. Poi arriva lo stronzone col telesto. Il problema è che mi si deve caricare la pozza. Anche con le modifiche ci metto un attimino. Ok, la kill c'è. Lo metterei qua. Yes. Vediamo se c'è un altro, vediamo se c'è un altro. No, ok, non era caricato l'altro. Quindi non so cosa significa questa cosa dei colpi caricati. Comunque ci sto prendendo la mano decisamente, Dai, pozza, caricati, che ce l'ho i colpi caricati. Niente, qui il telesto. Prima non so nemmeno se l'ho preso in testa, in realtà. Ok, sta partita, ragazzi, sto facendo decisamente più combo di prima. Diciamo che l'unico limite adesso è la pozza, che si carica abbastanza lentamente. Via, 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 aiuto, aiuto, aiuto. Ah, devo riuscire a farlo. Ok, uno. No, se mi facevo la doppia, raga. Se mi facevo la doppia così, volevo i sordissimi. Comunque il set alla fine non è nemmeno tanto male se ci prendiamo l'abitudine, se iniziamo a prenderci la mano,
riusciamo a fare anche. Si attiva abbastanza velocemente questa cosa del, dello stream sovraccaricato. E tra l'altro, se riusciamo ad avere, non so, più modifiche, perché io alla fine non ce l'ho tutte. Se riusciamo a mettere, per esempio, un pezzo, una modifica su ogni pezzo di armatura per la ricarica delle abilità di classe, teoricamente dovremmo riuscire ad avere la pozza molto più frequentemente. Intanto ci andiamo a prendere la kill con la Drang. Prego, dimmi che ci riusciamo. Yes. È veramente divertente, ragazzi, quando ci prendiamo la mano. Ok, un'ultima volta dovremmo riuscire a farcela. Vai così. No, fail. No, fail. No, l'ho failato, non ci sto credendo. Devo capire bene questa cosa del perk dello storm. Se qualcuno, ragazzi, di voi lo usa, quindi sa come funziona precisamente, se si possono sovraccaricare più colpi, perché teoricamente si potrebbe fare, ma a me non sembra che funzioni in realtà. Ok, abbiamo anche vinto, quindi bellissimo. Ok, ragazzi, avete visto che il set, se riusciamo a prenderci la mano, oltre che essere veramente incredibilmente divertente, diventa anche molto molto buono. In realtà pensavo che l'alchimia sanguigna sarebbe stata abbastanza superflua, ma è molto molto comoda, perché facendoci vedere i nemici da dietro i muri possiamo andare di pre-aid e prenderli direttamente in testa. E niente, quindi io vi consiglio di provarlo, perché oltre, come ho già detto, ad essere divertente, è anche veramente molto forte se riuscite a prendere la mano con la Drang. E io direi, ragazzi, che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividete con tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.